Mamma, cosa mi succede? Non riesco più a parlare. Eppure avrei tanto da dire. Non riesco più a camminare da sola. Eppure avrei tanti posti dove vorrei andare. Non riesco più ad usare le mani. Eppure avrei tante cose che vorrei afferrare. Ho sempre bisogno di aiuto per fare tutto. Perché mi è successo questo? Io ricordo che una volta le facevo tutte queste cose. Poi un giorno ti ho vista piangere tanto. Spesso, sempre. Mentre io piano piano scivolavo a me stessa. Sono intrappolata e confusa. Ma sono sempre qui che aspetto. La sindrome di Rett mi ha tolto molto. Lo vorrei tanto avere indietro. Un giorno lo so che queste catene si spezzeranno. Ma fate in fretta, vi prego. Pensieri della mia bambina, Violetta Mariotti. Grazie a tutti per essere qui stasera. Ilaria, il cuore di questo evento. Buonasera. Devo fare dei ringraziamenti all'Associazione Pro Rett Ricerca Onlus, al presidente Salvatore Franzè, a tutto il direttivo e alle famiglie Rett per il loro affetto e grande supporto, a tutta l'amministrazione comunale e un ringraziamento speciale al sindaco Fabio Bergamaschi, all'assessore alla cultura, turismo e politiche giovanili Giorgio Cardile, all'assessore all'istruzione, formazione, edilizia scolastica, lavoro e pari opportunità Emanuele Antelli, e grazie di vero cuore all'amica Silvia Scaravaggi, anima e motore dell'Ufficio Cultura Eventi, per la grande disponibilità e la fiducia nel nostro lavoro. A chi ci sta sostenendo, Autorotola SRL, EPS Group Packaging Production, Fineco, Le Spille di Indi, la Boutique del Fiore, Fioreria e Boristeria, il birrificio La Petrognola SRL, la pasticceria artigianale Dolci Tentazioni, Gessetti di Milena, Piccolo Fattorio, Wow Valuta, Jesse Transport, la boutique Immagine d'Oro, la bottega del Sughero Gaias 1957, alle risorse che affiancano i nostri volontari, l'associazione Quarti per l'accoglienza ai piccoli ma anche ai grandi ospiti, Rosa Style per le acconciature e il make-up, a Maria Teresa De Trini per la realizzazione grafica, ai fotografi Mimo Carini, Stefania Farinotti e Massimo Capelli. A chi ci ha aiutato nella promozione dell'evento, ai giornali, il Nuovo Torrazzo, la provincia, Prima Pagina, Crema Stubic, la rivista Crema Shop, la Proloco di Crema, a Sussurrando, Crema Avvenimenti, Crema Online, Crema Oggi, Cremona 1 TV. Al comitato Crema Zero Barriere, per essere ancora una volta al nostro fianco, un grazie speciale per il loro prezioso lavoro a favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche nella nostra città. Abbiamo qui ospite la referente amica Cristina Piacentini, che ringraziamo per il sostegno. Ai volontari Rett per l'affetto, la tenacia e il grande lavoro di squadra. Alla direzione artistica, al maestro Gianni Satta, che ha accettato di essere ancora al nostro fianco per questa nuova edizione musicale. Ai grandi artisti che stanno per salire su questo meraviglioso palco e che tra poco presenteremo. E per finire, in memoria della piccola Margherita, perché ne sono certa questa sera qui con voi. Grazie. Stefania sulla mia strada grazie a queste spille. Era un messaggio importante questo, voglio dire, perché queste bambine riescono a fare grandi miracoli. Ho trovato sulla mia strada una persona speciale
che ormai mi sta seguendo in questo percorso solidale. Queste spine poi vorrei segnalarlo, sono diciamo il main sponsor di questo concerto, perché io 4 anni fa ho passato le serate, le notti, i weekend per raccogliere qualche soldino e poter coprire un po' le spese di questo concerto. Questo concerto era desiderato da 4 anni, quindi vi dico è un miracolo. Grazie. Progetto di Circa Onus, perché la città di Crema ha ospitato l'associazione per una riunione sui progetti, sulla ricerca, sul bilancio, e siamo felici di questa accoglienza. Prima di far partire il concerto vorrei chiamare sul palco il presidente dell'associazione Salvatore Franzè e la professoressa Tasberger. Grazie di essere qui, grazie di averci invitato, mi unisco ai ringraziamenti per il Comune, per tutti quelli che ci hanno aiutato e ringrazio sempre tutti i nostri sostenitori. Noi oggi abbiamo fatto un incontro, abbiamo fatto un attimo il punto della situazione, ci sono tante cose positive che si stanno portando avanti sia in Italia che nel mondo e per le cose che si stanno portando avanti, che aiutano ad alimentare la nostra speranza, devo ringraziare tutti voi che ci sostenete e che venite, ci aiutate e ci portate avanti con i vostri progetti, col sostegno. Grazie a voi, vi volevo salutare e abbracciare tutti. Grazie davvero.
circa. E io chiamo qui degli amici carissimi che da tanto tempo stanno collaborando con noi, perché dobbiamo annunciare una cosa molto bella che il presente non sa. Gli amici di Aperani, Romina, Aldo e Carlo, per favore sul palco, grazie. Allora, il presidente non lo sa, questo è il direttivo di Aperani, con cui è iniziata questa collaborazione meravigliosa da un anno. E allora, prima di tutto Stefania ti consegna una cosa che non hai ancora ricevuto, questa è la maglietta della prima edizione, la 10 con Daniele, dello scorso anno, 21 giugno, una meravigliosa manifestazione sportiva. E tu non lo sai ancora, possiamo annunciarlo su questo palco. Il 21 giugno a Verani ha riorganizzato una manifestazione a favore di Provette, sempre al 10 di con Daniele, e vogliamo invitare tutti ad essere presenti per sostenere la ricerca. Grazie.